Dio si avvicina a te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici, e buona prima domenica di Quaresima. Ascoltiamo che cosa Dio ci dice attraverso il Vangelo secondo Marco, capitolo 1, dal 12 al 15. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Amen. Cari amici, oggi abbiamo soltanto tre versetti dall'inizio del Vangelo secondo Marco, quindi primo capitolo, dove in realtà c'è una frase, il versetto 15, che è la sintesi non solo del Vangelo di Marco, ma del cristianesimo, del nostro atteggiamento di fede in quanto cristiani, discepoli di Gesù Cristo, il nostro Maestro. Innanzitutto vediamo, come è consuetudine della prima domenica di Quaresima di ogni anno, A, B, C, noi siamo nell'anno B, quindi leggiamo il Vangelo secondo Marco, Gesù va nel deserto per essere tentato. Chiaramente dovremmo rivedere il senso sia del deserto che delle tentazioni. Per questo vi invito ad iscrivervi al nostro seminario online sulla guarigione del cuore, dove mercoledì scorso abbiamo proprio parlato dell'importanza del deserto, cioè non solo un luogo, ma anche un tempo in cui Dio viene a parlarci, un tempo da non disprezzare, perché lo Spirito Santo che ha portato Gesù nel deserto. In realtà, se il mondo ci dice che il deserto è il luogo dove tu morirai, Dio ti dice che il deserto è il luogo dove Lui ti parlerà. Pensate al profeta Osea, ciò che riceve da Dio, questa parola profetica, vai nel deserto. Israele vada nel deserto perché io parlerò al suo cuore, in quel luogo solitario, udrà la mia voce. Rivalutiamo quindi i nostri deserti. Vi invito ad iscrivervi al nostro seminario e riguardare la prima puntata dove affrontiamo questa tematica. Ma oggi vi vorrei parlare del versetto 15. Come vedete ho due libri oggi. Il secondo è il Nuovo Testamento in greco. Perché vorrei leggervi innanzitutto, è solo un versetto, Marco 1,15, e poi spiegarvelo alla luce di come l'Evangelista, direttamente in greco, ha consegnato a noi questo Vangelo. Perché ogni traduzione di questo versetto non è del tutto corretta, più che dire è errata. Metà de to paradoxenai τον Ιωάννεν έλθεν ο Ιησούς εἰστέν Γαλιλαίαν, κερύσον το Ευαγγέλιον του Θεού, καί λέγον ότι πεπλέρωται ο καιρός, καί έγγικεν η βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε, καί πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Αμήν. Ιησού, κερύσον το Ευαγγέλιον του Θεού. Annunciò, gridò il Vangelo di Dio. Gesù porta questa buona notizia. Euangelion è buona notizia. Ma abbiamo qualcosa di fondamentale che nell'italiano, in qualsiasi altro verbo, ma soprattutto lingua corrente, non esprime ciò che il greco stesso ha il potere di esprimere. Ovvero, il tempo chiamato perfetto è un tempo con un'azione nel passato, ma che ancora oggi continua non solo ad avvenire, ma ad avere un effetto,
un risultato. Qui abbiamo due verbi al perfetto, peplerotai e engiken, che significa peplerotai è compiuto, ma un'azione compiuta nel passato che anche oggi ha un effetto. Voi capite che se Marco avesse dato un verbo passato, tipo un auristo con un'azione definitiva, era solo per 2000 anni fa. In realtà il perfetto è un'azione che continua ad avvenire. Quindi è compiuto, significa che certo è compiuto, ma questo agire di Dio continua ancora oggi. Ecco perché la parola di Dio è viva. Che cosa? O Kairos. E qua abbiamo una specialità di Marco e della fede cristiana. Non sta dicendo o Cronos. E Cronos è tempo, lo sappiamo, dal cronometro, cronologia. Ma qui non parla di un tempo puntuale, cioè 2000 anni fa il tempo si è realizzato. Questa sarebbe un'azione avvenuta nel passato di cui noi sentiamo parlare, ma che oggi non ci interessa, perché è avvenuta. È scoppiata una tempesta, oggi c'è il sole. O Kairos non è il tempo definito, ma bensì il tempo opportuno, il momento favorevole. Voi capite, la traduzione italiana è molto lontana, ma del resto non è facile tradurre il greco in una lingua corrente. Quindi il tempo opportuno di Dio, che non è solo 2000 anni fa quando Gesù è venuto sulla terra in carne ed ossa, è anche oggi. Il momento opportuno, dice peplerotai, anche oggi si realizza nella nostra vita. Gesù è venuto e quel tempo opportuno che non è rimasto 2000 anni fa, ma oggi per te, così come sei nella tua vita, nel tuo deserto, ricevi questa buona notizia. Qual è la buona notizia? Engiken e Basileia tu Theou, cioè anche qui abbiamo un perfetto, da engizzo, che significa giungere, venire, ma non è solo è giunto nel passato, quindi è qui, è presente, sta continuando a venire in un modo di vicinanza, in un senso stretto. Quindi io oggi posso fare la stessa esperienza di 2000 anni fa perché il regno di Dio è Basileia, tu Theou, che è Gesù. Gesù è il regno di Dio. Gesù è la presenza viva dell'amore del Padre, è qui con noi. Capite che senso molto cambia. Il tempo è compiuto, è vicino. Non è vicino, si è avvicinato e continua ad avvicinarsi a te. Capite la potenza della lingua greca? E l'evangelista Marco scrive in greco, ma sta descrivendo la potenza del regno di Dio. Quindi il suo tempo opportuno è oggi, ecco l'oggi salvifico di Dio. Non è 2000 anni fa, ieri, l'altro ieri, 10 anni fa, oggi per te che hai udito questo Vangelo, si realizza questa parola. Allora comprendiamo cosa significa metanoeite, convertitevi. Metà, nous, cambiate mente, cambiate i pensieri. Ecco il senso genuino, sincero e originale di ciò che Marco sta dicendo. Cambiate mente, Dio non è lontano, Dio è vicino. Cambiate mente, Dio non ti ha abbandonato, Dio anche oggi entra nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, non ti abbandona. Ma tu, pistewete ento evangelio, credi. La pistis è proprio questa fede, questa credenza, questa mia adesione piena e totale al Vangelo di Dio. Cioè io sono convinto, Gesù, che sei con me.
che oggi è il tempo in cui ti manifesterai nella mia vita. Questa Quaresima è un deserto in cui udirò la tua voce e tu farai grandi cose. Capite allora che tutto il senso e a volte quel valore che noi mettiamo, penitenziale, quaresimale, a volte è lontano da ciò che Marco, ovvero Gesù, è venuto a portare. Non ci chiama a fare sacrifici Dio, ma ci chiama ad aprirci, a cambiare mentalità, ad accogliere quella notizia che il mondo mai mi darà. Anzi dirà, nulla è vero. Di ciò che dice la fede, le religioni, Dio, il Vangelo mi dice, gioisci, rallegrati, sta pronto, esulta di gioia perché Dio si sta avvicinando a te. E questo è il tempo opportuno per fare una nuova esperienza del suo amore e della sua misericordia. Nella Pasqua abbiamo appunto la salvezza di Dio con la morte e risurrezione di Cristo. Allora vi invito, apriamo davvero il nostro cuore a Lui e lasciamo che questo Vangelo possa entrare nella nostra vita. Spirito Santo, noi ti ringraziamo per il dono di questa pagina del Vangelo di oggi. Grazie perché tu hai parlato al mio cuore, io voglio aderire al Vangelo di Gesù Cristo, a questa buona notizia. Aiutami ad accoglierla con piena disponibilità e di credere che davvero Gesù è con me. Gesù è la mia forza e mi sostiene. A te sia sempre, oh Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, carissimi amici, ecco, in questa prima domenica di Quaresima accogliete questa buona notizia, questo slogan. Dio si avvicina a te. Dio anche oggi si sta avvicinando a te e ti offre una nuova opportunità per sperimentarlo. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online La guarigione del cuore. Il Signore Gesù ha la capacità anche oggi di curare il nostro cuore e di guarire le nostre ferite. Ecco perché vi offriamo 3 serate per pregare insieme e chiedere a Dio la nostra guarigione. Mercoledì 14, 21 e 28 febbraio. Iscrivetevi sul nostro sito web. Ascolto.